da un brivido all'altro. Destinazione la Baia di Monte Carlo. Uno scrigno che racchiude sogni e segreti dell'alta società mondiale. Qui le ragazze stanno per partecipare ad un evento esclusivo, organizzato in loro onore. Siamo tutte spennacchiate. Non vi preoccupate che c'è tutto per prepararvi per l'occasione. Addirittura. Sarete splendide. Alla mia età ci vogliono un 15 giorni prima di prepararmi per una serata esclusiva. Chissà cosa ci aspetta. Sì. Il panico da outfit può colpire anche una vera diva. Ma al fascino del lusso è difficile resistere. E si sa, anche gli animi più nobili possono essere corrotti. Ah, addirittura c'è un soffà. Chissà cosa costa qui. Però i ricchi stanno benissimo. Sì. Adesso diciamo, mi piace te? Sì, mi piace. Sì. Io e Mara ci guardavamo dicendo, ma sarà vero? Sarà vero tutto questo, perché noi siamo molto più scanzonate, va? Diciamo così, crediamo anche molto poco a tutto quello che si vede. Si, ce que vous voyez, c'est la piscina. E anche l'orto, vous avez l'orto. Là, c'est le potager du chef étoilé. Hanno un orto dello chef. E lì prende le verdurine e le cucine. Dal settimo piano al settimo cielo, le ragazze si preparano per fare scintille. Ragazzi, ma come siete belle! Hai visto che cambiamento? Che principesse! Siete pronte per la festa? Eh beh sì, vediamo se è una festa. Io mi vedo preparate. Andiamo. Ma dove ci porti? Ti porto in un posto incredibile. Davvero, davvero. Benvenute, vi stavo aspettando. Sono Lorena Baricalla ed è un piacere incontrarvi. Grazie. Piacere, molto lieta. Lorena Baricalla, étoile di fama internazionale e artista a tutto tondo. Cantante, attrice e master of ceremonies. Che vuol dire maestra di cerimonie, non semplici matrimoni o compleanni, no? Qui parliamo di eventi internazionali, with very important people. Come diritto iniziamo dal red carpet, giusto? Addirittura! Quindi, venite, prego. Mi vergogno. Showtime! Qualche posa, show! Sandra è assolutamente da jet set. Lei infatti là si sentiva molto a suo agio. Io mi diverto, ma molto, molto di più in mezzo al popolo. L'ambasciatore d'Italia a Monte Carlo. Che piacere, grazie. Buonasera. Grazie, signore. Molto piacere, molto lieto. Buonasera, buonasera. Questo è il mondo del fashion. Buonasera. Siete super glamour. Grazie. Avete scelto grazie. Un look monegasco? No, questo veramente è very Italian, questo look. Io sono étoile. Oh, étoile. Ma che meraviglia! Di danza classica. Ho ballato per tante feste nazionali dei principi, quindi all'opera. E poi ho proseguito la mia carriera come cantante e come attrice anche. Ah, sì. E come master of ceremonies. Hai in capito. Cinque lingue. Fantastico! È una vita così racchiusa in un guscio d'oro. Ci sono delle cose che sono esagerate. Io credo che l'esagerazione stia male in tutte le cose, anche nel lusso. Credo che sia una cosa un po' superata, il lusso sfrenato, un po' agé. Le cose cambiano, il mondo cambia, cambiano le situazioni, cambia la storia. Però cerchiamo di evolverci. Grazie di grazie. Tutto, ciao bella. Arrivederci. Arrivederci. Grazie, Monte Carlo è sempre stato un luogo di sogni. No? Grazie di tutto. Tutto l'eccesso della vita. Ciao, grazie. Sai che essere a Monte Carlo perde il senso della gravità delle cose. Ma io a farla dire le parole basta. Grazie, ciao.